Un anno dopo, cosa manca innanzitutto? Mancano le certezze, mancano i turisti, che in una città a cultura a monocultura turistica sono fondamentali. Venezia è una città piccola, siamo 50.000 residenti, senza il turismo è una città purtroppo bellissima ma vuota. Quindi sì, sono 365 giorni ormai dall'anniversario dello scorso anno che è una città che è in apnea. Dopo il disastro economico, non solo per i danni ma anche per il mancato fatturato dei mesi invernali, avevamo rialzato la testa nel periodo di carnevale per poi doverci fermare quella maledetta domenica in cui fu annunciata la pandemia in Italia e da lì non ci siamo più rialzati. Riguardo all'Acqua Grande, intanto un pensiero a quella sera, ma sarebbe da dire a quei giorni sostanzialmente, perché l'emergenza è stata fortissima una sera, ma sono stati davvero una serie di emergenze continue. Sì, io penso che solo un veneziano, un chioggiotto, qualcuno che comunque vive la città lagunare possa capire cosa significhi sentire quel suono delle sirene la notte. È una cosa veramente frustrante, si è inermi davanti a una natura che sovrasta tutto e tutti. Io quella sera ero lì, ero proprio qui perché ero a 50 metri e l'adrenalina non ci faceva rendere conto della paura che avremmo dovuto avere in quel momento. C'erano delle onde altissime, era veramente molto molto forte, ma dopo pochi giorni ci siamo rialzati, a fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Qual è stato il momento di quella sera di un anno fa in cui avete capito che ce la si poteva fare? Perché penso che per molto tempo, per qualche ora, è stata una cosa abbastanza... In quel momento lì la cosa più strana, più difficile, che a me perlomeno non mi era mai capitata, era appunto la violenza con cui l'acqua è entrata in Piazza San Marco quella sera. Nel giro di pochissimi minuti, neanche 20 minuti, la previsione di marea e l'acqua ha raggiunto il 1,87 m, è venuta su di 50 centimetri. Io ho un caffè, sono caduti i frigoriferi dalla violenza con cui entrava l'acqua. E poi il giorno dopo, quando siamo ritornati qui in piazza, abbiamo visto i danni che c'erano stati, è stato frustrante, ma insomma siamo veneti, no? Come si vuol dire, ci siamo rimboccati le maniche, i ragazzini ci davano una mano, è stato un bel momento di vita vissuta veneziana. E poi gli elettricisti che ci sono venuti a dare una mano da tutto il Veneto e poi anche le persone che comunque hanno voluto dimostrare che a questa città ci tengono, non è solo the land of Venice, Venezia è capoluogo di regione e i veneti ce lo hanno dimostrato. Chiamiamo lo spirito di novembre, quello che un po' il presidente Zaia ha definito invece spirito di marzo per quanto riguarda la lotta al Covid. Venezia somma novembre e marzo sostanzialmente come spirito da mantenere, da ritrovare, ma con che fondamenta anche economiche per poter portare avanti? I danni economici sono devastanti. In questo momento il 30% delle aziende qui in Piazza San Marco, che è un po' il simbolo, no, della Venezia, ma è tutta Venezia direi, sono chiuse. Il 90% in questo momento sono proprio chiuse per scelta, perché come dicevamo inizialmente non ci sono turisti, non c'è nessuno e non ci sono residenti. E i soldi sono finiti, manca la liquidità, i risparmi di una vita sono stati già messi in campo per affrontare quelle spese di quel maledetto 12 novembre e un anno appunto che ha sostanzialmente azzerato i fatturati, abbiamo detto tra l'80 e il 90%. Quindi manca la liquidità, la paura è quella di non ripartire ad aprile perché tanti saranno costretti a chiudere. Qua si sta distruggendo un tessuto sociale e economico di una città fragile. Venezia è stupenda, ma non è nulla se non un involucro vuoto senza i suoi residenti, che ne sono l'anima. Quindi rischiamo di farla diventare una Pompei. E bisogna ricordarsi che a Venezia le persone vengono perché è uno stile di vita, non solo perché è una città stupenda da vedere e da visitare. Quindi noi abbiamo bisogno di leggi speciali per le città d'arte, Venezia, penso a Roma, penso a Firenze, e che vadano a tutelare, come dicevamo, il tessuto economico e le tante attività che sono attività del Made in Italy. Io penso agli artigiani, ai gioiellieri, al vetro, tutte cose che se chiudono non riapriranno mai più. Quindi c'è la necessità che il governo capisca che in questo momento vanno fatte leggi specifiche per tutti i centri storici delle città d'arte, in Venezia in particolare. Mi diceva prima del fatto che
vi stavate riprendendo dopo il primo lockdown. Ecco, un turismo di prossimità, che è quello che sostanzialmente anche ha mantenuto in quel periodo, quanto può bastare a Venezia? Purtroppo non basta. Questa è una città che dalla legge Bersani-Bassanini e dagli anni comunque dal 2007 con la grande crisi è in grandissima difficoltà. C'è stata un'esplosione di aperture di qualsiasi tipo di attività, non sempre di cose diciamo legali o quant'altro. Quindi la situazione è veramente difficile, bisogna ripartire dalla legalità, bisogna capire che bisogna rimboccarsi le maniche, sperare che ad aprile la pandemia sia finita ed essere fiduciosi, però appunto per essere fiduciosi bisogna che ci sia qualcuno alle spalle che ci dia una mano. Un'ultima domanda. Parlando con gli albergatori ci è stato detto che sostanzialmente c'è anche una sorta di osservatorio, di attenzione, che non ci sia qualcuno che si avvicini troppo per aiutare o per cercare degli affari in questo momento di difficoltà. Ecco, ci sono sentori anche dal punto di vista del commercio di questo tipo di possibili infiltrazioni, o comunque che occhio c'è di attenzione? Beh, è una città in cui girano tanto denaro contante, purtroppo è inevitabile. Noi per fortuna segnalazioni in associazione non ne abbiamo avute al momento. Ecco, per rispondere alla domanda a cui non ho risposto prima, cioè se il turismo di prossimità può essere sufficiente. No, non è sufficiente. Fate conto che l'80% del fatturato di Venezia viene coperto da extracomunitari, intesi come arabi, americani ed asiatici. Ecco, noi abbiamo perso completamente quelli quest'anno, quindi bene il turismo di prossimità, ma per come è concepita Venezia, con dei costi altissimi, ed abituata ad avere 30 milioni di... cioè per assurdo, ok, 30 milioni sono troppi, cioè l'overtourism è un danno per questa città, però è una città che è stata costruita su quei numeri, non sono sufficienti. Turismo di prossimità copre a malapena il 30% del fatturato di cui questa città ha bisogno. Il suo ricordo del 12 novembre dello scorso anno? In riferimento all'acqua o ai turisti? All'acqua in particolare. Beh, l'abbiamo già dimenticato, ne siamo ripartiti il giorno dopo, quindi forse è brutto dirlo, era... come ho detto, si è ripartiti il giorno dopo e si è lavorato con i turisti. Il problema è che oggi siamo ormai quasi un anno senza turisti e quindi vorrei tutti i giorni la quarta, io sinceramente. Quindi è un ricordo... Adesso è terribile. Nostalgico, sinceramente. Mai vista Venezia in quest'estate? No. Così a zero, no. Neanche un po', a zero. Qui si parla proprio di zero. E quindi e il problema è che noi facciamo gli imprenditori... Siamo in piccoli imprenditori e con tutte le scelte da imprenditori, però decidono gli altri. E quindi tecnicamente è follia, cioè non siamo padroni neanche dei nostri pantaloni, come si dice ancora oggi. Quindi oggi siamo qua a fare... Aspettare domani, e domani? Che domani? Che decidono loro con... Il problema è che appunto non c'è un'onestà della problematica, nel senso che c'è, la sappiamo, esiste, la riconosciamo, dobbiamo conviverci. E qui purtroppo non so, altro non viene da dire. In questo momento di fatto Venezia è in lockdown economico. Palazzo Ducale è chiuso, bar e ristoranti chiusi alle 6, è impossibile fare turismo in queste condizioni qui. È un lockdown di fatto. Speriamo che migliori. Purtroppo Venezia, rispetto a tutte le altre città d'Italia, ha avuto un prima grande problema, che è stato l'acqua alta di un anno fa. Quell'acqua alta ci ha messo in ginocchio, è stata la seconda marea più grande di tutta la storia. Poi abbiamo cominciato con il Covid a marzo, che ci ha fatto chiudere tutte le nostre attività,
e adesso la terza ammazzata. Dobbiamo lavorare fino alle 6 e purtroppo gli incassi sono ridotti del 70-80%. Città completamente vuota e non so se andremo avanti per molto così. La situazione qui a Venezia è tragica, soprattutto per noi ristoratori. Stare aperti fino alle 6 di sera non serve a niente, perché a mezzogiorno la gente lavora, non viene, non va per i ristoranti. Perlomeno che ci facessero stare aperti fino alle 10, 10 e mezza di sera, allora avrebbe un senso, ma chiudere alle 18 non serve a niente. La situazione è davvero drammatica, difficile, solo cancellazioni fino al prossimo anno, non arriva più una prenotazione. Io vengo qua solo a leggere queste email di cancellazioni, siamo in grandissima difficoltà. Crollo del fatturato del 70-80% ed aiuti dallo Stato molto bassi. È durissima. Sono le 5 di sera, noi solitamente qua alle 5 di sera c'era un po' di gente che girava, veniva in negozio qua là, ma purtroppo da stamattina sono entrate solo 3 persone. La situazione è veramente triste qua a Venezia per tutti, sia per, lo sappiamo, per il turismo, ma anche per i negozi che lavorano con i veneziani. La situazione sta andando veramente a rotoli. È tempo di fare qualcosa. Noi rimaniamo aperti per l'onore di cronaca, perché per far vedere che questa città ancora, è ancora viva, non muore, ma se continua così muore da sola. Questa è la situazione, l'avete vista. E si può definire abbastanza, se non molto, drammatica. Nessuno si salva questa volta, le attività commerciali di Venezia si stanno sgretolando. Pierpaolo Campostini, all'epoca procuratore di San Marco, la serata come l'ha vissuta, quel momento, quelle ore, quel continuo cambiare e alzarsi della marea? Ah, devo dire che noi avevamo qualche dubbio già nel pomeriggio prima ed è stata un'intuizione corretta quella di aver predisposto delle squadre, ancorché la previsione fosse non troppo elevata. Abbiamo pensato di predisporre delle squadre di persone in Basilica e per fortuna che c'erano, perché si sono trovati ad affrontare una situazione eccezionale, ma per fortuna noi avevamo le squadre di lì. Io ero a casa, ero qua vicino ed ero in contatto telefonico con il proto Mario Piana. Stavo difendendo casa mia e vedevo che l'acqua stava salendo e sentivo informazioni su San Marco che erano dello stesso tipo, cioè di dover mettere delle difese provvisorie, qualsiasi cosa sia, pur di fermare l'acqua. Quando l'acqua poi è entrata in chiesa, ed è la prima volta che succedeva in questa misura, insomma dopo il 66, abbiamo veramente rischiato grosso, non c'era la possibilità di andare a più prendere, perché nella basilica anche la sistemazione dei laboratori erano ormai completamente allagati e si stava per mettere un tappeto persiano per evitare che entrasse ancora di più nella cripta l'acqua, e in quel momento poi l'acqua ha cominciato a scendere per fortuna e siamo stati davvero molto vicini a un disastro, perché l'acqua era già entrata sfondando una finestra dentro la cripta e la cripta cominciava ad allagarsi, una situazione completamente nuova dopo i restauri che erano stati fatti negli anni 90, di cui non potevamo sapere poi le conseguenze effettive. Ci potevano anche essere delle conseguenze di tipo statico. L'acqua però è entrata solo dalla finestra e non anche dalla porta. Appunto eravano là pronti gli operai a mettere le ultime difese, quello che si poteva per rallentare il flusso dell'acqua che entrava. Nel frattempo erano riusciti a tirar su quello che si poteva tirar su, sia nella cripta, i banchi, gli altri attrezzi, anche religiosi, e nella chiesa, che è stata poi completamente allagata anche nella parte più sopra, perché la chiesa, la Basilica di San Marco, è più alta, è quasi un metro e 60, un metro e 70 in alcuni punti, ma eravamo 1,87 m, siamo entrati, l'acqua è entrata dalle porte e eravamo tutti sotto. Quando è stato il momento che si è capito che in qualche modo l'allarme stava scavallando, si stava quietando un po' la questione? Esattamente questo, cioè questa fortuna, stavamo mettendo il tappeto
invece l'acqua cominciava ad arretrare. Il collegamento telefonico ho sentito proprio quasi fosse stato un intervento quasi dall'alto, che San Marco avesse in qualche modo protetto, perché eravamo proprio vicini a quel momento. Abbiamo visto l'acqua che si ritirava e come sanno i veneziani è anche scesa abbastanza rapidamente, quindi si vedeva che l'acqua proprio si ritirava, non aveva smesso di crescere e si ritirava. È stato un fenomeno molto violento, del tutto la prima volta che avveniva. Non è solo una questione di livello, è stata una questione proprio del turbine. Nel frattempo c'era le raffiche di vento che hanno sollevato, nel caso della Basilica di San Marco, alcune delle pesanti lastre di piombo, dando dei guai anche sopra sulle cupole. È un evento quasi un tornado, per la prima volta a queste latitudini l'abbiamo visto. E infatti questo è quello che ha fatto saltare i meccanismi previsionali, che erano basati sulla statistica degli eventi precedenti anche. Quindi in realtà un fenomeno nuovo la statistica non lo poteva vedere. E quindi quello poi è stato analizzato dal CNR e da altri colleghi, quello che è successo. Ed è effettivamente un qualche cosa che è connesso al cambiamento del clima già in atto. Perché un evento così violento di questo tipo, in cui il vento cambia da bora a scirocco, perché sei al centro di un tornado, quindi che si è creato dovuto dalle depressioni, a un fenomeno meteorologico che però alle nostre latitudini non l'avevamo registrato già, e questo ha portato a far saltare i meccanismi, i modelli previsionali e arrivare appunto a trovarci a doverli aggiornare rispetto alla velocità del vento ora per ora o addirittura minuto per minuto. Ecco, una domanda sul MOSE c'era, ma viene integrata a questo punto con un'altra domanda, cioè oltre se avesse potuto funzionare, anche se con questo tipo di tornado che è stato in atto ci sarebbe stato tempo per poterlo avviare, e dopo tutte, diciamo, quest'anno, a un anno di distanza, tutti i pensieri e tutte le prove fatte. Ma certamente sì, e questo è il rammarico che ci portiamo dietro. In fondo la parte è quella complicata del MOSE, cioè le barriere, i cassoni e le barriere c'erano già. C'erano l'anno scorso come ci sono state quest'anno. Mancavano appunto quelle, essere collegati con i meccanismi di funzionamento. Se ci fosse stato, sarebbe stato sì, avrebbero protetto, perché la nostra previsione era comunque di avere una marea molto elevata, 140 centimetri, più di 140, 150 poi nelle giornate. Quindi il MOSE si sarebbe potuto alzare, anche se fosse stato oggi, nella stessa situazione, il MOSE sarebbe alzato, poi anche se la previsione non era precisa, avrebbe comunque tenuto indietro l'acqua, no? Perché l'avremmo alzato molto prima. E abbiamo dimostrato anche nel 15 ottobre che anche in presenza di venti molto forti la barriera resiste. Quindi è stato davvero un peccato non avere avuto il MOSE pronto in quelle ore. E questo purtroppo è il grande rammarico che ci portiamo dietro, perché se ci fosse stato il MOSE, il 12 novembre del 2019 sarebbe stato molto diverso e la città non sarebbe stata così colpita. Per sintetizzare la sera, quella sera di Francesco Versace, è soprattutto nei rumori l'essenza principale. Che tipo di rumori ha sentito? Un vento violentissimo, rumore violentissimo del vento e un frastuono, rumori di intonaci che cadevano, di oggetti che cadevano dall'alto nel buio, quindi non si capiva di preciso cosa fosse, e quindi una situazione sostanzialmente di confusione da tempesta, ecco, una tempesta. Lei è uscito di casa quando era a 1,70 m la marea, pensava fosse quasi sufficiente visto che era già un livello altissimo? Sì, sono uscito più o meno quando era quella quota lì, perché mio figlio mi aveva chiesto di andare a controllare una barchetta che abbiamo a terra in un cantiere, per paura che con la marea si fosse sollevata dal carrello e poi scendesse rovinandosi sul pavimento del cantiere. E pensavo, le previsioni erano già state superate, ecco, e pensavo fosse arrivato più o meno al culmine. Invece usciti, l'acqua ha continuato a salire violentemente, spinta da questo vento molto violento, e finché arrivati a San Barnaba, in campo San Barnaba, il campo sembrava
di essere in mezzo alla laguna, non si distingueva più il rio dal campo, e poi l'acqua continuando a salire con questo vento fortissimo, a un certo punto, pur con lo stivale tutta gamba, non riuscivamo più ad andare avanti, e quindi entrati dentro una calle, poi dopo abbiamo dovuto rientrare piano piano con questo vento fortissimo, rumore di questo vento fortissimo e intonaci e tegole che cadevano dall'alto. Quando il vento è calato, cosa è successo? Quando il vento è calato è cessato il rumore, già questa è stata una cosa quasi irreale, perché da un frastuono di un vento violentissimo si è passati al silenzio, ma l'acqua poi è scesa molto molto velocemente, rischiando di trascinarci, e quindi abbiamo dovuto camminare con molta prudenza per evitare di cadere. Quanto è durato questo momento di panico sostanzialmente in mezzo alla strada? Beh, una ventina di minuti è la fase diciamo più impressionante. Prima era un'acqua alta già impressionante di per sé, perché era effettivamente un'acqua alta eccezionale. Oltre il 1,75 m, 1,80 m, sarà durata una ventina di minuti, e quella è stata la fase più impressionante, sia per i rumori, sia per l'acqua che aveva tracimato le paratie dei negozi, i negozianti che urlavano, piangevano, si disperavano, perché l'acqua tracimando dalle paratie è entrata dentro nei negozi con molta violenza, quindi al frastuono del vento degli intonaci che cadevano si è aggiunto anche il crollo proprio delle scaffalature e delle cose all'interno dei negozi che avevano visto tracimare l'acqua. L'anno scorso abbiamo visto il disastro e per fortuna avevamo allertato tutte le strutture della protezione civile, delle nostre forze dell'ordine, dei carabinieri, della polizia locale, tutti erano fuori e avevamo le squadre speciali dell'Enel. Proprio qui dietro dove stiamo parlando c'è una centrale dell'Enel che dà la corrente a mezza Venezia, entrava l'acqua dentro, e fino alle 2 di notte abbiamo portato pompe dappertutto con i vigili del fuoco, con i nostri volontari, con la VM, per impedire che la città andasse al buio. Per cui, oltre al disastro, dobbiamo ringraziare tutta questa gente, questi volontari, hanno agito tutti come una cosa sola, un'unica comunità, per cui insomma il ricordo della tragedia è anche unito a un ricordo di una popolazione orgogliosa, di organizzazioni, di persone che non hanno lesinato la propria generosità. È stato un grande esempio di resistenza, di resilienza, come si direbbe, se poi le parole piacciono o meno, ma sicuramente un grande esempio di una comunità che non vuole mollare. In una serata da tragedia, il momento peggiore è quello invece dove si è visto che stava migliorando un po' la questione? Beh, io ho cominciato a dare ordini in piazza San Marco senza neanche sapere se avevo il titolo per darli. Io avevo evacuato, mi ricordo che ho preso una signora giapponese che pensava di attraversare la piazza. L'acqua stava crescendo, lei non sapeva che in piazza c'è un po' di abbassamento, e per cui ho detto questa si mette a nuotare. L'ho ripresa, avevo per la schiena. Mi ricordo perché quella notte siamo stati a guardare le impalcature del lavoro che stiamo facendo in procuratie. Avevo paura che c'era stato un momento di vento fortissimo e venissero giù, e nel frattempo abbiamo evacuato la piazza e continuavamo a andare a salvare le persone sui pontili. Io stesso ne ho tirato giù una a Castello, mi ricordo, sto signore terrorizzato, erano caduti praticamente le passerelle dentro che collegano il pontile della CTV alla riva. E questo era da solo, infreddolito, pieno anche di paura, perché era in balia delle onde, cioè questa zattera a quel punto aveva rotto gli ormeggi. E l'abbiamo fatto saltare in barca, la mia barca è saltato dentro, e poi l'abbiamo riportato insomma su una riva al sicuro. Momenti di grande fratellanza reciproca, insomma. Mi ricordo la signora Castello, che l'avevamo trovata attaccata su una ringhiera di un portone, si era chiusa fuori. E allora con la polizia locale era vestita molto molto leggera, non faceva un freddo, allora il capo della nostra polizia locale gli ha dato la sua giacca e abbiamo chiamato i pompieri, che sono arrivati quasi subito, insomma, i vigili del fuoco. Ho in mente delle scene incredibili di ragazzi che sistemavano i libri, di volontari da ogni dove, telefonate dei sindaci, delle istituzioni, sono venuti tutti, maggioranza, opposizione. Cioè l'Italia in quei 3 giorni, perché c'è stata l'acqua grande il 12, ma poi, se vi ricordate, sono stati altri 2 o 3 eventi particolarmente pesanti.
È stata una comunità prima locale, regionale e anche nazionale che si è mossa. Chissà che non perdiamo quella memoria di cosa vuol dire fare le cose assieme, senza nessuna polemica, ringraziandoci e tirandoci su a vicenda. Mi ricordo quella signora a Castello che si è messa a piangermi addosso, cara, aveva perso per l'ennesima volta la lavatrice, lei la perdeva ogni anno perché non c'è solo l'acqua grande, ci sono queste acque che... E qui dobbiamo fare delle profonde riflessioni sul cambiamento climatico e abbiamo proposto noi, insieme a tanti altri, di fare questa agenzia per gli studi ambientali. Speriamo si riesca a realizzare, speriamo capisca il governo in primis, perché è il governo che deve decidere di finanziarci di nuovo questi 150 milioni all'anno che avevamo prima che cominciasse il MOSE, perché sono costi eccezionali previsti dalla legge speciale per Venezia. Poi faremo tutti i discorsi su come cambiare le leggi, eccetera, però credo che questa dimostrazione che lo Stato deve dare a Venezia, è un anno che lo chiediamo, siamo veramente in ginocchio su questo, chiediamo appunto questi 150 milioni, è un anno che gli chiediamo all'anno per 10 anni per consentirci di costruire, finire di la rete antincendio, di costruire finalmente una rete fognaria. Venezia non ha una rete fognaria, sistemare le scuole e tutti i luoghi e contribuire appunto ai grandi lavori di ristrutturazione delle case che sono continui in questa città, perché ovviamente siamo in presenza di acqua salata. E qui ci sono i monumenti e la bellezza del mondo che il mondo ci invidia, che l'Italia custodisce. Lo facciamo per i veneziani, per i veneti, ma soprattutto per gli italiani. Da qui, da queste grandi città, parlo per Venezia, ma poi c'è anche Firenze, ci sono le grandi città italiane, e dalle grandi imprese può ripartire il rilancio. Intanto che c'è il Covid, noi siamo qui a combattere per costruire il progetto del futuro. Per quello che riguarda i risarcimenti, molti ne sono arrivati, altri rimangono ancora. Beh, su questo anche qui credo sia stata data una grande prova di collaborazione tra Comune, Regione e Stato. Il Presidente Zaia ha indicato me come commissario all'emergenza, il Presidente Conte, per tramite del Capo della Protezione Civile, Dottor Borrelli, ci ha dato di fatto un aiuto incommiabile, immediato. Noi abbiamo trasformato queste risorse ricostruzione immediata della città, per il ripristino, per la rifunzionalizzazione immediata, e la città nell'arco di 2-3 mesi si è risistemata grazie appunto all'aiuto di tutti. Sono arrivati gli aiuti che noi per legge possiamo dare, cioè fino ai 20.000 euro per le imprese e fino ai 5.000 euro per i privati. Anche qui una grande gara di eccellenza anche burocratica, abbiamo informatizzato tutto, tant'è che i sistemi usati a Venezia, vi comunico adesso, vi do un'anteprima, saranno poi utilizzati, lo dirà Borrelli, a livello nazionale, perché l'esperienza è stata molto positiva. Alla gente sono arrivati i soldi in tempi rapidi. E invece sui danni, quelli superiori ai 20.000 euro, cioè i danni importanti, lì la legge non consente un recupero immediato tramite il commissario o tramite il comune. Lì deve essere un'apposita determina fatta dal Consiglio dei Ministri con una legge speciale. E su questo sì, immagino che saranno tempi ancora lunghi, l'avevamo previsto fin dall'inizio. In qualche modo però abbiamo dimostrato come, quando si collabora assieme, comune, regione, Stato e governo, le cose funzionano e vanno molto veloci. E la gente lo riconosce, tant'è che quando il Presidente Conte è venuto a Pellestrina, la gente l'ha proprio ringraziato perché la macchina ha funzionato. E io ringrazio a mia volta tutti quelli che hanno lavorato con noi, tutte le squadre volontari e gratuiti di tutte le partecipate del comune e del gruppo di lavoro del dottor Borrelli, anche Ceron, il nostro capo di gabinetto, per il lavoro fatto di coordinamento di tutta questa macchina. Nelle maglie del Recovery Fund o comunque con altre forme c'è possibilità anche di attingere a fondi europei? No, noi crediamo sia necessario che venga appunto, noi abbiamo presentato progetti per 3 miliardi e 950 milioni, intanto che c'è la campagna elettorale che vi ricorderete abbiamo fatto noi ad agosto, noi abbiamo presentato, io lavoravo per scrivere progetti, li abbiamo presentati perché scadevano i termini prima delle elezioni. Li abbiamo presentati e crediamo proprio che i recovery fund non debbano essere soldi buttati via. Il vero rischio è che i soldi che sono debiti, perché i soldi di fatto non ci sono, ci sono alcuni che sono a fondo perduto e darà l'Europa, ma che poi metterà in conto anche loro di fatto a debito pubblico generale, che non vadano insomma buttati via così leggermente in maniera molto clientelare, insomma elettorale. Quello che noi pensiamo, noi abbiamo presentato progetti di carattere appunto strutturale
in maniera tale che quei giovani che si troveranno per le prossime 2-3 generazioni a pagare questa montagna enorme di debiti capiscano che magari l'Italia è diversa, è migliore a loro beneficio. Se invece vedranno che non è successo niente, stanno pagando i danni di guerra dell'Abissinia, per capirci, continueranno a maledirci, insomma, per quello che abbiamo fatto. Per cui il senso di responsabilità che sta chiedendo il Presidente della Repubblica, io lo sottoscrivo in pieno. Ci vuole un'unità generale e avere le focus molto chiaro. Dobbiamo appunto rendere moderna il paese, renderlo più attraente per le imprese, investire sulla tecnologia, investire sulle cose nuove. Qui non lo stiamo facendo, in futuro, in prossime settimane, racconteremo quali sono i progetti che abbiamo messo in linea.